Allora buongiorno, un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sono Eugenio Romanelli, ormai ci conosciamo, founder del movimento culturale Rewriters e oggi siamo fuori format perché sono le nostre eh, dirette live eh, improvvise, improvvise, improvvisate quando ci passa eh, un riscrittore, una riscrittrice per le mani, noi la guantiamo al volo alla collottola e eh, ce lo portiamo in diretta. Ma prima di presentare l'ospite di oggi, il fotografo internazionale Paolo Woods, eh, vorrei chiamare sul palco la nostra partner Rosella Scalone, presidente di Save the Woman. Ciao, buongiorno Rosella, Ciao, buongiorno Gra a tutti e tutte. Grazie <ride> della collaborazione e vorrei che dicessi due parole sulla tua associazione per... Eh, coinvolgere i nostri le, le ascoltatori e ascoltatrici Grazie. Velocissimamente, la nostra associazione dal nome Say the Woman è ideatrice di un progetto, di un chatbot che si chiama Non posso parlare, che abbiamo attivato durante il periodo di pandemia e mette in contatto in modo anonimo, silenzioso, 24 ore su 24, le donne con i centri antiviolenza. Naturalmente, se volete maggiori informazioni su questi strumenti digitali di aiuto alle donne, decine, alle, alle donne vittime di violenza, potete visitare il nostro sito www.saythewoman.org o www.nonpossoparlare.it. Grazie Eugenia. Grazie mille, Rosella Scalone. Grazie a Save the Woman, che peraltro eh, è anche eh, da poco un, un nostro blog, quindi noi siamo molto fieri e fiere di, eh, di questa partnership. Io vorrei presentarvi eh, Paolo Woods, il, no, il nostro ospite di oggi, è un fotografo, documentarista, regista e curatore italo-olandese-canadese. Eh, italo Credo che oggi sia eh, in diretta da Firenze. È un autore eh, noto a livello internazionale, ha pubblicato otto libri, il suo lavoro è stato ampiamente esposto in mostre personali e collettive di tutto il mondo, è presente in collezioni private e pubbliche. Io vanto una sua opera eh, nella mia casa, che sono una micro collezionista fanatica di arte contemporanea e fotografia. Collabora con importanti pubblicazioni internazionali e ha ricevuto numerosi premi, tra cui due WordPress Photo. Eh, dal 2022, ed è, qui, ed è qui anche per questo. È il direttore artistico del Festival di fotografia Cortona on the Move. Benvenuto, Paolo. Aspettiamo su Ciao ciao Paolo, sei a Firenze, ho detto bene, o mi sono sbagliato. In questo momento sono a Firenze, sì. Sono rientrato eh. ieri sera. Da, da dove? Da dove? Perché ti so sempre niente di, di, di molto esotico, la Svizzera. Eh, per, però io so che tu abiti o, o comunque ogni tanto abiti in, in mezzo al mare, vero? <ride> in mezzo al mare no, davanti al mare sì. Eh, ci eravamo trasferiti con la mia famiglia in Costa d'Avorio all'inizio dell'anno, ma poi siamo dovuti rientrare qui per una serie di cose, non ultimo, eh, il Festival Cortone il Move di cui sono direttore artistico. Ma prima de, della costa d'Avorio stavi da un'altra parte, io ti, ti, ti immagino nel, nel mare, mi sì, sbaglio. Sì, no, nel mare no, sempre vicino al mare. Ho abitato ad Haiti per quattro ah, anni, sì. Eh, sì. ma nel sud Haiti davvero in effetti davanti al mare, ma eh, no, so, so, sono sempre abbastanza ancorato sulla terraferma, in eh, vari eh, luoghi, sì. ma più terraferma. Va bene, allora vedi, vedi come, come funziona la fantasia. Allora, prima di parlare eh, del Corton on the Move, eh, vorrei... Fare il punto su quello che è il concetto su cui lavora il movimento culturale Rewriters, cioè di riscrittura, eh, perché la fotografia, eh, così come l'arte in generale è, e così come la comunicazione anche, è un elemento eh, potentissimo dal punto di vista di riscrittura dell'immaginario. Eh, tu hai lavorato, mh, hai fatto dei lavori. Eh, Nell'ottica di riscrittura molto, molto importanti. Um, fai, diciamo, nella tua vita, nella, nella tua professione, fai progetti a lungo termine eh, che affrontano questioni cruciali per comprendere il mondo in cui viviamo, guardando le cose, raccontando le cose da un punto di vista di solito divergente, eh, come se tu eh, usassi dietro la macchina il pensiero laterale. Eh, cosa che fa parte del, del nostro manifesto. Spesso affronti temi che sono difficili da tradurre in, in fotografia, eh, in arte o in documento, difficili. I progetti eh, parliamo, ti fa, faccio degli esempi perché vorrei che tu me ne raccontassi qualcuno, per esempio a Crude World che affronta il tema dell'industria petrolifera. Ecco, mi piacerebbe che tu dicessi due o tre parole così a botta e risposta su due o tre eh, progetti su cui vorrei eh, soffermarmi per farli conoscere a chi non li conosce dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Cosa ci dici di questo mh, primo progetto? Ma, crude World è un, è un progetto che è stato fatto ormai eh, tanti anni fa, una ventina di anni fa. Ed È pazzesco come stavo riguardando con il, co, il mio coautore, sono quasi tutti i progetti che non ho fatto da solo. Io credo molto nella collaborazione. Questo l'ho fatto con Serge Michel, che è un, eh, un giornalista, uno scrittore svizzero, e eh, un progetto che è stato fatto dopo l'11 settembre cercando di capire eh, cosa motivasse eh, gli americani poi a invadere eh, l'Iraq. Uh, e poi successivamente l'Afghanistan, ma l'Iraq per primo, e, ed era chiaramente non una, una, uh, una vendetta per l'11 settembre, era piuttosto le regioni uh, petrolifere. E, e su quest'idea qua ci siamo detti, andiamo a capire come funziona uh, il mondo del petrolio, il mondo del greggio. E siamo andati in 12 paesi su quattro continenti diversi, abbiamo cominciato nella città natale di uh, George Bush. Eh, in Texas abbiamo finito, che era ovviamente il presidente americano dell'epoca che ha lanciato l'attacco contro l'Iraq di Saddam Hussein, ed è lì che abbiamo finito a Tikrit, nella città natale di Saddam Hussein. E nella, fra questi due, diciamo, eh, capitolo iniziale e capitolo finale, eh, c'è stato. siamo andati in Russia, in Angola, in Kazakhstan, abbiamo cercato di raccontare eh, come funziona il petrolio ed è una cosa. Particolarmente viva per noi ora, in questo momento in cui vediamo che la guerra in Ucraina ci sta. Infatti, ho eh, cominciato da questo progetto non a caso. <ride> Volevo esattamente portarti a un momento. Ed, ed era anche un'idea di mostrare come qualcosa di estremamente globalizzato, come eh, il petrolio, è alla base di tutte le economie eh, mondiali, o per chi lo produce, o per chi lo consuma, o per chi lo raffina, eh, sia anche estremamente locale. Eh, le, cosa succede in un paese come la Guinea Equatoriale, che è uno dei paesi eh, più ricchi al mondo se si divide eh, il prodotto interno lordo per abitante, ma è anche uno dei paesi in estremi, di estrema povertà, dove tutti gli standard, di, 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 eh, gli standard delle Nazioni Unite su, su come si vive sono peggiorati, da quando è stato scoperto il petrolio ed è diventato un, un, uno stato ricchissimo quindi il petrolio non porta necessariamente ricchezza o almeno non porta una ricchezza ridistribuita senti una battuta al volo perché non è il focus di questa intervista cosa pensi della situazione bellica che abbiamo oggi in Europa che sicuramente non posso fare una battuta al volo eh, che è una situazione estremamente drammatica quello che una delle cose che a me Preoccupa, io ascolto tutte le mattine quando faccio la doccia la, il notiziario della BBC che è uno di quelli che ho sempre trovato più equilibrati e, e mi ha stupito come, nel momento in cui si diventa di un lato, eh, anche qualcosa di estremamente serio come la BBC eh, lo vedo diventare partigiano e che, che la, 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 la Bottarella classica che la, 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 la verità è la prima vittima e mi sembra che. Una delle, delle vittime drammaticissime di questa guerra sia anche come ci stiamo dividendo eh, in, in parte opposte. Beh, l'elemento divisivo è qualcosa che caratterizza questa generazione. Mi permetto di eh, aggiungere. Senti, parliamo eh, di Cinafrica, è un altro, un altro tuo lavoro eh, che documenta l'ascesa la, dei cinesi in Africa. Assolutamente, di nuovo fatto con Serge Michel, lui ha, ha scritto eh, i testi, io ho, ho fatto le, le fotografie, ma non ci siamo divisi per fare questa cosa. Siamo andati insieme eh, in una dozzina di paesi eh, in Africa e in Cina per raccontare. Questo enorme sconvolgimento che è l'arrivo dei cinesi in Africa, che da alcuni è visto come eh, la, la cosa più importante, la rivoluzione, quello che salverà dall'Africa, dall'altro dall lato è visto come i nuovi colonizzatori. Eh, come sempre, la verità eh, prende un po' da tutti e due i lati. È una storia affascinante perché è una storia estremamente non fotogenica, come dicevi prima Eugenia, nel senso non è una, una storia facile da raccontare, i cinesi non sono abituati a, a stampa libera e non hanno voglia di necessariamente pubblicizzare se non è in una, una brochure di qualche... Compagnia di investimento, quello che fanno in Africa, e arrivano e sostituiscono i vecchi poteri coloniali, i vecchi interessi dei poteri coloniali, con nuove formule e ehm, con un'invasione silenziosa che è allo stesso tempo economica, ma anche di persone. Sono, sono eh, stiamo parlando di all'ordine di milioni ora i cinesi che vivono in Africa, lavorano in Africa da semplici operai su dei cantieri eh, fino a manager eh, che oggi è, sono, sono, sono ricchissimi. Facendo affi affisarmonica su e giù per la tua carriera vorrei che ci raccontassi anche perché c'è un'attualità di nuovo eh, di Happy Pills, eh, cioè un, è un film, un libro, una mostra itinerante ed è un viaggio nel mondo dell'industria farmaceutica che vende alle persone... L'illusione, potremmo dire, della felicità offrendo soluzioni facili a problemi che invece hanno radici profonde. Sì, è, 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 un, è un lavoro che ho fatto questo con Arnaud Robert, eh, che anche lui è, è svizzero, ho qualche preferenza per gli svizzeri, non so bene perché, eh, che è uno scrittore e autore. E, um, eh, Arnaud aveva fatto un progetto precedente sulla vita di, una, di un medicinale, dal momento dei laboratori... Quando viene scoperto fino al momento diventa un generico prodotto da un'industria indiana, per esempio. E io avevo fatto con Gabriele Galimberti una lunga storia sui paradisi fiscali, cosa sono i paradisi fiscali, e volevo interessarmi di nuovo a un'altra industria, un'industria che, che ci riguarda più da vicino di quello che pensiamo. E l'industria farmaceutica è chiaramente una di queste. Mentre abbiamo iniziato la ricerca, ci siamo resi conto che più che fare proprio una storia sull'industria farmaceutica, quello che ci interessava era fare un'industria sul nostro rapporto con la chimica quella chimica che assumiamo eh, ogni giorno, a giudicare dalle statistiche che, che ci vengono dette di quante eh, pillole medicinali vengono consumate. E che cosa cerchiamo? Certo cerchiamo la guarigione, questa è la cosa principale, ma moltissimo di quello che cerchiamo e moltissimo di quello che è ehm, venduto eh, come immagine dell'industria farmaceutica è delle soluzioni, delle soluzioni semplici ai problemi complessi. E queste soluzioni promettono, ci viene promesso che ci daranno eh, la felicità. E, e quindi abbiamo bo, lavorato su otto consumatori dal Niger alla Francia, dal eh, Perù all'India, eh, che consumano una particolare eh, molecola e che racconta una eh, delle maniere in cui noi cerchiamo di oltrepassarci in quanto umani con tutti i nostri limiti attraverso la chimica. Quindi si va dagli eh, steroidi per i bodybuilders alla la pillola anticoncezionale, dal tramadol che è un antidolorifico che oggi praticamente è una delle droghe più consumate in Africa, fino al pentobarbital che viene assunto in Svizzera nelle cliniche dove si va a morire. E quindi è lo spettro estremamente vasto e, e, ed è, eh, come dicevi, è un, è un libro è una, una mostra, la prossima tappa della mostra sarà in Svizzera e in Francia al Festival Visa per l'Image a Perpignan, poi andrà in Germania e in Giappone ed è un film che in Italia sarà presentato al Festival dei Popoli, che è un festival di cinema documentario a Firenze il prossimo novembre. Complimenti. Allora, un ultimo, scegli tu tra questi progetti che ti elenco, eh, anzi, dici tra questi progetti quello che ti ha più eh, emozionato, anche se immagino che tu ti coinvolga sempre a giudicare dai tuoi scatti. Allora, uh, Walk on My Eyes, che è un ritratto uh, della società iraniana, uh, direi intimo, mh, intimistico, non so. Um, State, che è sulle trasformazioni di una società uh, quando lo Stato collassa. Poi, The Heavens, questo rumore è un tuono, <ride> eh, che è la, quello sui paradisi fiscali che hai citato prima. E... e basta. Ecco tra questi, tra questi progetti, qual è quello che ti ha più scosso, turbato? Beh, di, di, di scosso e turbato, non lo so. Uno che mi è stato estremamente a cuore è di, di Heavens per tutta una serie di motivi. Eh, non ultimo, anche il fatto che è stato fatto con un altro fotografo che è Gabriele Galimberti. Non è stato fatto con tutti gli altri che hai menzionato, sono stati fatti con un autore, quindi sono dei progetti che hanno. Una base giornalistica, diciamo. The Heavens è stato fatto con un altro fotografo, che è sempre un approccio documentario giornalistico, ma per la prima volta mi ci siamo presi una serie di libertà eh, dal classico linguaggio molto codificato della fotografia documentaria. E abbiamo cercato di raccontare qualcosa che non si vede, che è l'industria finanziaria globalizzata, eh, quello che sono i paradisi fiscali, non sono una cosa per eh, pochi ricchi eh, che sono venuti e ritornati anche questi, purtroppo la ribalta. In questi giorni, quando parlavamo delle, delle fortune degli oligarchi russi, che, che, che è stato fatto un gran rumore su eh, quanti soldi sono stati sequestrati dagli oligarchi russi. Ma chi si intende un po' di economia sa benissimo che è una minima frazione, perché la maggior parte sono nascoste in paradisi fiscali che noi abbiamo creato. Ehm, ma è anche Interessante per me dal punto di vista fotografico perché quando arrivavamo in questi posti con Gabriele non c'era niente da fotografare. È un mondo che si nasconde dentro i computer. I miliardi non sono veramente in una banca nelle British Virgin Islands o uh, a Hong Kong. Sono dentro dei computer con dei 0101 e quindi ci ha obbligato a cercare di raccontare a volte in maniera metaforica, a volte attraverso delle storie specifiche o dei personaggi un mondo oscuro di cui noi siamo tutti sia colpevoli che vittime vittime perché eh, i miliardi che eh, riusciamo, riescono le, le, i privati, ma soprattutto le compagnie internazionali, a eh, evitare di pagare in maniera legale, lo, lo voglio sottolineare questo, eh, dalle tasse all'erario dei vari paesi, sono miliardi che pagherebbero infermieri, dottori, eh, vigili, eh, scuole, insegnanti e tutto. Ma siamo anche colpevoli perché siamo i primi a voler trovare un sistema eh, per evitare di pagare più tasse, è una cosa assolutamente normalissima e cercare di capire che la differenza fra comprare un libro su Amazon e comprare una libreria è che Amazon può, anzi deve, a causa dei suoi investitori, trovare maniere di ottimizzare fiscalmente, come viene detta in maniera garbata, l'utilizzo dei paradisi fiscali, una libreria, anche se volesse, la libreria di quartiere non lo può fare e quindi è qualcosa che ci tocca molto a personale. Sembra un, un argomento molto lontano dalle nostre preoccupazioni quotidiane, quello dei paradisi fiscali invece ci riguarda molto più da vicino. Quanto consideri eh, il tuo mestiere o la tua arte eh, un lavoro di denuncia e quindi in questo senso un lavoro politico e quanto invece lo consideri un'espressione artistica? Allora, lascerei par fuori la parte artistica perché quella non sta a me giudicare. Eh, io eh, lo considererei più che un lavoro di denuncia, un lavoro di comprensione. E in questo, al limite, potrebbe riconnettersi al, al discorso dell'arte. Eh, io, per primo, faccio un lavoro per capire. E, è chiaro, non, non esiste. Eh, la produzione né artistica né eh, giornalistica senza un'opinione, ho un'opinione molto forte di quello che sto facendo, ma non mi prendo la responsabilità di dire sto denunciando, non ho eh, penso queste capacità. Sto cercando di piuttosto capire, illuminare, mandare un faretto su una situazione particolare e che nel momento in cui lo illumino in una certa maniera la compressione è inevitabile, è quello di cui stiamo parlando ed è sotto gli occhi di tutti. Eh, purtroppo non sono certa che sia così, perché anche la, la pandemia ha mostrato degli atteggiamenti di cecità e irrazionali, nonostante tante cose fossero sotto gli occhi di tutti, che eh, racconta eh, che il simbolo e l'immaginario a volte è più potente della realtà. E infatti, eh, adesso vorrei passare alla direzione eh, del, del festival di Cortona, Cortona on the Move, proprio per poi chiederti in finale quanto pensi eh, che la fotografia possa essere uno strumento eh, potente per riscrivere un immaginario, quindi raccontare, costruire anzi un nuovo mondo e nuovi mondi eh, che assomiglino un pochino di più a una società fatta di buone pratiche. Allora. Eh, questa direzione artistica, se non sbaglio, ti è stata affidata insieme a Veronica Nicolardi e eh, da quello Lo che. Nicolardi è la direttrice. Io sono il direttore artistico. Ok. Quindi tu sei il direttore artistico del Cortonon on the questo Festival Internazionale di Fotografia e lo stai orientando uh, soprattutto verso uh, contenuti originali e inediti, quindi uh, aiutando il festival a diventare sempre di più protagonista della produzione fotografica a livello internazionale e quindi ovviamente sempre di più un riferimento per fotografi, curatori, curatori curatrici, fotografi, autori, autrici, critici, critiche, oltre che ovviamente per il pubblico pubblico a cui uh, tu dai, mi sembra di capire. Un'importanza sempre più consistente perché accanto ai professionisti nazionali e internazionali mh, del mondo fotografico di oggi il festival affianca giornalisti, critici, registi. Che poi è quello che racconta un po' tutto il tuo lavoro. Fumettisti, scrittori, scrittrici. Aiutatemi a declinare perché la schwa è difficile da pronunciare o comunque può eh, essere poi difficoltoso l'ascolto per chi ci segue. Per raccontare. Eh, con parole, video, suoni e immagini delle storie, quindi come se fosse, diciamo, un'esperienza immersiva multimediale e multimodale. Oggi è sicuramente un momento in, in particolare in cui la fotografia rappresenta il mezzo, forse più contemporaneo e universale per parlare del mondo in cui viviamo. E addirittura i social media eh, hanno dato una prova eh, inconfutabile dal punto di vista di identità e di esistenza e presenza di, di quanto l'immagine possa essere potente e questo festival lo rende eh, accessibile e comprensibile al grande pubblico. Quindi è un festival, secondo la tua interpretazione, e poi vorrei che ne parlassi direttamente tu, eh, che si fa in qualche modo responsabile di utilizzare questo strumento come la fotografia e il racconto come leva di evoluzione socioculturale. È così? È senz'altro così, eh, faccio una piccola premessa perché è un festival che non ho ovviamente creato io, è un festival che esiste da 12 anni eh, a Cortona, è un festival che è diventato nella, nella la sua vita, che aveva prima come direttrice artistica Arianna Rinaldo e come direttore Antonio Carloni, è un festival che è, è, ha la sua... Um, ragione d'essere nella fotografia documentaria, ma che si via via ha aperto a altre scritture ed è diventato uno dei più importanti festival di fotografia internazionale. Quest'anno arriva la dodicesima edizione, inaugura il 14 di luglio fino al 2 ottobre e ci saranno tre giorni, 14, il 15 il 16 luglio, che saranno i giorni di, di inaugurazione che avremo tantissimi ospiti eh, internazionali mh, e, e italiani e dove ci saranno tutta una serie di attività. Eh, fra cui una specie di spettacolo in teatro, lo chiamiamo Cortona on the Move on Stage eh, dove nel bellissimo teatro di Signorelli verranno una serie di eh, giornalisti, autori, fotografi a raccontare delle storie dal vivo con musica sulla, eh, che hanno una, come minimo denominatore la fotografia ma che vanno nelle direzioni più disparate, da, da, dagli NFT all'alcolismo, eh, dall'Ucraina eh, fino al diritto dell'immagine, quindi una, una, no, no, una palette molto vasta eh, il, la, la mia direzione artistica eh, cerca di partire dall'idea eh, non elitista della fotografia fatta da eh, grandi autori, di cui avremmo eh, fra l'altro dei rappresentanti, ma non unicamente ma che la fotografia oggi è il linguaggio più democratico e più accessibile al mondo e più internazionale ovviamente perché un linguaggio non ha bisogno di traduzione eh, e quindi eh, al lato di eh, grandi autori come Martin Parro, Gregory Halperin, avremmo fotografi assolutamente sconosciuti, eh, fotografi, fotografi ovviamente, io eh, dico sempre nel, al, al, al maschile, perdonatemi ma è chiaramente eh, stiamo facendo in, in, in entrambi i modi, eh, che ehm, eh, raccontano il mondo in cui... Viviamo. Eh, te dicevi giustamente bene, Eugenia, eh, eh, riguardo eh, al come i social media, il ruolo dei social media nell'utilizzare la fotografia. Pensiamo che oggi, Fornament, un ventenne, eh, eh, usa eh, la fotografia più della scrittura. Instagram, TikTok, Grindr, Tinder sono tutti dei social network basati sull'immagine allora questa immagine, siccome è la lingua più usata, bisogna iniziare a capirla, bisogna imparare a decriptarla. E, e quindi facciamo sia dei, dei, dei salti nel passato, come una mostra bellissima di Jacob Holt, che è un fotografo danese, che all'inizio degli anni 70, eh, negli Stati Uniti, con 40 dollari in tasca per 4 anni. Va in avanti e indietro, vagabondando realmente gli Stati Uniti dalla povertà più estrema ai Rockefellers e fotografava tutte queste persone non pensando di essere un fotografo, semplicemente facendo delle foto per far vedere ai suoi genitori in Danimarca quanto fosse. Estremo il divario fra ricchi e poveri negli Stati Uniti. Queste foto, ritrovate anni dopo, eh, diventano un libro estremamente influente, molto al di là del mondo della, della fotografia, si chiama American Pictures, e noi faremo una mostra per la prima volta in Italia, una nuova selezione di questi interni, straordinaria, estremamente toccante, in un capannone accanto alla stazione di, eh, di Cortona, Cambocia. E avremo l'ottantenne Jacob Holt che ha ancora un, un, un hippie nel cuore e, e crede nella potenzialità della, della fotografia di mostrare cose non con un, un lato estetico, e sono delle foto estremamente crude, estremamente belle, ma poi avremo l'opposto totale che è la, forse il paria del mondo fotografico, il fratello o la sorella povera, eh, le, la, la casta più bassa della fotografia che è la fotografia di matrimonio. Eh, io conosco fotografi di matrimonio bravissimi eh, che si vergognano di dire che sono fotografi di matrimonio perché non è considerata alta come la fotografia d'arte o la fotografia di reportage o altro. In realtà la fotografia di matrimonio è una fotografia straordinaria, eh, antropologica, sociologica, che è un specchio della società in cui viviamo e quindi avremmo una fotografa indiana, una fotografa saudita e una fotografa americana che fa soltanto lei, per esempio, matrimoni gay e lesbici. Eh, avremo un fotografo del Ghana e eh, avremo un archivio di un fotografo spagnolo straordinario che negli anni Ottanta, quando la spagna eh, franchista inizia a aprirsi al mondo, racconta un piccolo paesino spagnolo attraverso i suoi matrimoni e sembra di stare in un film di Almodovar e quindi avremo, questi sono, sono alcuni esempi delle, 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 di una mostra che si chiama I do, eh, sì lo voglio come la formula eh, che si utilizza nel, nel matrimonio almeno così pare, io non l'ho mai utilizzata ancora eh, e che eh, racconta questo tipo di fotografia ma poi avremo, eh, come vi parlavo di eh, lavori non necessariamente fotografi Isaac Theo Aduaz è eh, il figlio di eh, Shade, non so se vi ricordate Shade, la cantante soul pop nigeriana degli anni Ottanta, nato eh, figlia che da, sin da giovane, sin da ragazzina, ragazzino, si sentiva eh, in un corpo sbagliato e racconta su Instagram eh, la sua trasformazione eh, sia fisica che psicologica attraverso centinaia di post che sono diventato un riferimento eh, per, per tutta una comunità che aveva difficoltà a trovare delle, delle, delle persone che potevano dare gli esempi e raccontare in maniera estremamente diretta, non filtrato attraverso un altro fotografo o un giornalista, ma in, in, in prima persona quello che le succedeva e per la prima volta ci mette in mostra Dato con una serie di, di, di testi, ma testi che possono essere delle hashtag come possono essere testi estremamente intimi. Tutto il suo percorso fino al momento in quando una sua fan, anche lei conosciuta eh, su Instagram, eh, una donna, una, una donna straight, li scrive, gli dice: 'Sono estremamente ammirata di quello che hai fatto.' Si conoscono e si sposano oggi. E quindi questo è, è un altro lavoro. Poi abbiamo il lavoro di. Martina Bacicalupo, che è una fotografa italiana che vive a Parigi, che ha fatto un lavoro straordinario in Uganda, eh, dove lei è anche qui in qualche maniera un lavoro di recupero perché lei trova eh, in, un, in uno studio fotografico ugandese delle fotografie dove c'è un buco dentro, c'è il buco al posto del ritratto e si vede tutto quello che è intorno queste erano delle fotografie che erano fatte con una macchina un po' troppo grande, e utilizzate per ritagliare la, 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 la foto per fare un passaporto, un documento ma quello che si vede intorno il contorno racconta molto di più che la parte mancante e racconta la, la trasformazione di una società in un momento post bellico in una maniera delicatissima e, e, e molto forte allora Paolo eh, Andando ah, troppo veloce, no, no, no. Uh, uh, abbiamo tre minuti e vorrei che tu mi dicessi questo a cui tengo moltissimo, perché è ovviamente il lavoro di, di Writers. Secondo te la fotografia può, lavorando sull'immaginario, uh, costruire nuovi mondi? Sicuramente no, non da sola, può esserne eh, una parte, sì. Eh, dare alla fotografia da sola eh, tutta questa importanza, questo peso, penso sia un po' eh, eh, idealista. Penso che abbia un ruolo. Si dice spesso che le fotografie del Vietnam hanno eh, eh, cambiato la rotta eh, della guerra. Penso che abbiano senz'altro avuto un'influenza. Penso che ci aiutano a capire e a presentare. Il mondo in cui siamo, soprattutto che è oggi un mezzo a disposizione di tutti, e l'edizione di, di Cortone, quest'anno che si chiama Me, Myself and I, dove I è scritto come occhio, quindi sono, sarebbe io, me stesso e occhio, è una, una edizione che parla moltissimo di prospettiva, che siamo in un momento storico dove possiamo aprirci a nuove prospettive, non c'è una unica prospettiva. Eh, della narrazione io penso sia estremamente importante penso che la fotografia abbia una forza in questo sì lo sai qual è il claim di rewriters eh, del, del nostro manifesto un punto di vista è solo la vista da un punto e quindi per avere la verità occorrerebbero gli occhi di tutti e tutte gli esseri viventi senzienti e anche non che esistono al mondo o, o, o almeno una un, un agora allargata è quello che senz'altro cerchiamo di fare a Cortona Va bene e, Paolo, se venite, avrete, avrete eh, modo di vederlo, la, la grande differenza delle, delle, delle scritture dei vari uh, rewriters che, mm -hmm. che esatto. saranno presenti a Cortona. Lavoreremo magari per l'anno prossimo per fare una partnership perché quest'anno siamo andati un po' troppo di corsa, non, non siamo riusciti a metterla a terra. Grazie Buon infinite del, del tuo tempo, in bocca al lupo per il festival, noi diffonderemo naturalmente questa intervista e saremo presenti anche magari con... Intanto cerco di venire io, ma poi comunque cercheremo di seguirvi con, la nostra, con il nostro giornale. Grazie mille e a presto e buon lavoro. Grazie a voi.